Vabbè, dai, adesso c'è il Marocco da prendere, Sì, anche se sì, adesso c'è il Marocco da prendere, però ragazzi, noi comunque abbiamo 59 anni e potremmo no? Ah, morire. innanzitutto li va a cambiare, Potremmo secondo me, messo un cappello. sempre e comunque diseredarlo, così non rompe più i coglioni. Che è una cosa che non mi dispiace. Potrei anche denunciarlo. Ti denuncio. Così proprio siamo dei pezzi di merda senza colpo ferire. Tra l'altro, lui eredita anche. Scusa, il regno di Napoli. Chi cazzo lo eredita? Questo della Corsica. Ma perché? Perché? È un disastro perché il regno di Napoli lo doveva ereditare nostro figlio. La morte di questo stronzo a causa delle ferite, chissà che cazzo hai fatto, brutto imbecille, ti è È caduto. la storia, è la storia. Flagellante. Esatto, vediamo. Si è frustato a morte. Niente. Si è Non frustato a sapevo morte. scrivere, non Questo lo potevo scrivere. imbecille si è frustato a morte. Allora, signori, noi possiamo decidere di dare il regno di Napoli o a un Vernizzi Benevento di Benevento che si è preso anche la Ducato di Apulia, o a Vernizzi di Salerno o a Letgis. Ma lui si prende pure quello di Tunisi dopo, Ah, è eh. vero che questo c'ha pure un inghippo con quella di Tunisi. No, aspetta. Sì. Non è. No. Non più, sei lasciato, mi sa. Lui è l'erede del Ducato di Calabria. Lui è l'erede, lui è l'erede. È l'erede. Però. Ma i leggings non mi piacciono a me, metti l'altro. Sono stretti. Al Ducato di Non valorizzano le Benevento. mie forme. Metti. E l'altro, scusa, quello è uno dei figli, mettila Sì, uno dei figli. dallo a lei e costringe Tanto se la lo Pugliese prenderà a con la forza al combattere. 100-100 per quanto è grande. Sì, Ma scusa tanto un a attimo, ma chi lo se tu do lo glielo do. dai, A chi lo do lo glielo dai do. a uno dei figli che non eredita, cosa succede? È un bordello di Dio e basta. Beh, Cioè, tanto è tra di loro. sì, ma ti scasini tutto. Cioè, nel senso, poi quando muore lei, lui erediterà il Benevento, lui erediterà il titolo di re senza terra, gli daranno una terra, ma dura 7 secondi perché lui gli incula il titolo con le A parte botte. che sono messaliani questi. Ma che sei scemo? Convertiti subito, sia lode a Dio. Hai convertito tutta la famiglia? Sì. Pure questo imbecille? Sì. Ma ragazzi, purtroppo non possiamo fare molto. No, Guardate diamola pure. il figlio di nostro figlio che è già re. Come se la squatta male. Agliela lui, no? No! Il Perché no? signor Facchio vuole creare dei disastri, dei disastri. Era perfetto, cazzo. Questo ereditava il regno di Napoli, era perfetto. Invece ha dovuto morire e romperci i coglioni. Poraccio, Non dai. abbiamo studiato necromanzia, non possiamo riportarlo in vita. No, purtroppo no. Non possiamo portarlo in vita. Quindi, Non signori, abbiamo seguito i dettami di un vecchissimo re. Incominciamo a Cominciato a dare. seguire la via del Dio cornuto lì. La sofferenza di altri della famiglia è toccante, però. Sì. È morto rompendo i coglioni. È morto rompendo i coglioni, è riuscito nell'intento di morire e rompere pure i coglioni. Avendo pure del resto. Me l'immagino lì al funerale, guarda sto scemo. Guarda sti Facciamo fare due imbecilli. parole ad Alkir, cazzo, il cielo di tutti. Avevo in programma tutta una cosa, niente, sto scemo me l'ha dovuta rovinare. Allora, signori, concediamo il titolo di regina di Napoli alla duchessa di Benevento, Vernizzi Benevento. È un conato di vomito per me, però. Ed eccoci qua. Abbiamo tolto dalle palle un bel po' di. Cambiamo il nome dell'impero? Sì, infatti è quello lì. Assolutamente sì. Io vorrei anche dire, no, ma scusa un attimo, ma tutti hanno una corona che sono diventati re, noi abbiamo Sì, ancora la infatti, bandana. come Simba, diciamo. Giusto che gliela cambi. I suoi trascorsi da cantante in Sardegna sono passati, diciamo. Vogliamo ergerci allora. Mettiamo la corona da papa. Anche perché tra poco andiamo per di Roma. Corona imperiale, molto sobria.
Molto sobria. Il capellino in testa. Corona imperiale bizantina possiamo far rosicare. Siccome siamo basilei anche noi, possiamo far rosicare il basileo di Bisanzio. Questo mondo è troppo piccolo per avere due basilei. A me non piace questa roba. No, è un'insalatiera. Il regale è più alta, però. E là. Turbante gigante. Sì. A ombra. Corona con turbante. Qua manteniamo un po' un misto di... Corona sfarzosa, calotta. E là, bella quella. Prendiamoci questa del sacro umano impero, del sacro umano impero, bellissima. Applica le modifiche. Siamo eccoci qua. Andiamo dal Papa con questa corona in testa. La grande croce. Nome dell'impero. Cioè, abbiamo il crestone. Nome dell'impero, signori, dobbiamo andare a cambiare nome perché ovviamente. Nome impero Mediterraneo. Allora, sto facendo una piccola ricerca tra i nostri messaggi interni perché ne avevamo già discusso di questa cosa. Di cosa? Del nome dell'impero, adesso non mi ricordo come si chiamava, però mi piaceva molto. Il popolo dice Vernizia Empire. Vernizia Empire. Io chiamerei Empire Total War invece. Io direi che impero di Mediterraneo, no? Che cazzo è? Terribile. Impero di Mediterraneo. Mamma mia. Perché lui dice di impero di. Certo. Impero di Age of Vernici. Sarebbe del, però vabbè. Eccolo qua la conversazione. Sì, era Mediterraneo, lo ricordo come fosse ieri. Poi apriremo una parentesi sul simbolo. Antirrenia, perché... una roba del. Antirrenia. Ma quelle sono le tue chat, mica quelle ufficiali, scusa. Ma quelli sono Impero di Ilvio, dice Mori. Impero di Ilvio, non sarebbe. No, sei Impero di Ilvio. Ah, ok, sì, ho chiamato Forza Mediterranea. Signori, io intanto, mentre che voi sclerate male, io do Creo Ducati, Sì, però Antirrenia non è male, Ma cos'è Antirrenia? L'aveva tirato a mano Archie proprio nella chat, che significa letteralmente il popolo del Mediterraneo. Antirrenia. A me non va bene. Tra l'altro non avevo ancora Crete, questo lo vedo come una prova. Chiamiamolo Tiarrea. Tiarrea. Stiamo creando una quantità di ducati qua. Certo, dobbiamo ducatizzare tutto. Dobbiamo ducatizzare tutto. Questo purtroppo è lavoro amministrativo, ma che 19.000 uomini dovrà pur fare. Mi sa che adesso il Papa verrà con noi in guerra. Non credo. Allora il papato abbiamo finito i soldini, ma signori, siamo a diventare una leggenda vivente. Qua parlano di Mare Nostrum italiano. Oppure Fiat Ducato di Vernizia. Non dato della fine, ecco, e te pareva sapevamo, e te pareva, dobbiamo fare così e te pareva, al meraviglioso Basileus. Mo' siamo il meraviglioso, Ma sì, alleanza a me nello scontro all'Andalus contro il Regno di Castiglia. Andiamoci gli ospitalieri, o se non smorziamo neanche un centesimo. Che questa comunque non è una cattiva idea, Questa non è una cattiva idea, questo ne alza 14.000. Questa non è una per niente una cazzata. Questa non è una cazzata. Se ci sono, sì, ci sono. E c'è mia.
Chissà se fra un po' cominciano a dire, ma non è che possiamo continuare. Vabbè, chi ci hai patrocinato adesso? Vabbè, ma allora gli interessa soltanto a massacrare fedeli. No? Vai, Dux Peril. 32. Madonna. Siamo arrivati a 30.000 di soldati. Ah, perché abbiamo 10.000. Dirigibile terra. Cioè, dovremmo andare una mano a questi. Per me, se ce lo facciamo via terra, ci arriviamo in 8. Ma di zero? Eh? Qualche alleato non si può chiamare, vero? No, perché non è una nostra guerra. Sarà tosta. Non è una nostra guerra, però purtroppo dobbiamo imbarcarci. Alla modica 5. Ma non possiamo stare razziando man mano. Non abbiamo gli onagri. Purtroppo non metteremo a sedere neanche un villaggio. Risparmiano questi. È tempo di rimediare a questo errore. Negozi un'alleanza. Amorevole nonno. Ma chi? Ah, qua, scusami. Un tempo è il nipote, il figlio dell'Ungarico, dei crociati. Ma che cazzo, è distrutto, no. Perché è morto e questo è il nostro nipote che non è riuscito, non è stato in grado di tenersi un cazzo di niente. È andata male, trasportato a Transilvania, un disastro. Vabbè, abbiamo distribuito questo. Ma questi sono un boato. E tu hai alzato 4 gatti, non so. Porca troia. Niente, non mi aspettavo questa. E capirai, sono in guerra con tutti. Sono in guerra con tutti. Ragazzi, questa è la guerra di sopravvivenza della Castiglia. Guardi, io non ho... dobbiamo mandarci anche il resto del... io non ho per dire, ma lei ne ha 30.000 in saccoccia, li usi. Non volevamo altro, l'abbiamo saldato il debito che abbiamo fatto con la guerra del no, assolutamente no. Bravo. Assolutamente. Che ci venga a dire qualcosa. Assolutamente no. Abbiamo l'impero, abbiamo l'impero, ma siamo in debito, non ci interessa. Brutto, questo è brutto. Oddio, erano 23 e il tosco. Perché scusi quello dell'esercito, degli ospitalieri che manda l'esercito ai nostri? Ci sono dei nostri, 9.000. Noi facciamo così. Vada. E rullo compressore. Siamo meno 45. Buttando via soldi come non si Papa. Sa bene che cosa. Il Papa, purtroppo non abbiamo abbastanza fede. Sblocchiamo vantaggi in riduzione. Ma vai in teologo. Ma no, l'abbiamo fatto la fede. Sì. Prendiamoci teologo per chiedere per soldi. E questi li abbiamo sdraiati. Poi giù per di là sdraiamo. Jihad rinnovata. La casa dell'Islam è gravemente minacciata dall'assalto dei pagani infedeli nel cuore dei suoi stessi territori. In risposta su magnificenza del califfo Shadan ha dichiarato che l'area rinnovata Jihad è alle porte. Le regioni centrali d'Ara Islam devono essere conquistate a tutti i costi. Mi sa che ce l'ha con noi. Sì. Credo che ce l'abbia con noi. Questa è colpa della vostra politica di espansione verso l'est. Scipione è diventato mangiare. Bravi, moriteci. Grazie per aver partecipato. Questi massacrati sciotti proprio. Ma noi ereditiamo qualcosa, scusa, Castiglia? Perché no. Navarra è contro di perché... perché Navarra è diventato un regno, islamico che ci ha provato. Ma che cazzo. Bravi, uno alla volta. Differenze nella fede. Gli abitanti della contea di Jabalguzu credono nel sciarismo e non pregano Dio. Patriarca anche la condanna come eresia, ma il popolo chiede comprensione. Per 3 anni sarà più facile conferire la fede della contea di Jabalguzu. Sì, va bene. Loro pregheranno per Dio. Va
Allora, cominciamo a fare un'opera di conversione coatta. Qual era la cosa? Jabradan? Vabbè, senti, ce ne frega un cazzo, incominciamo a cazzo. Bocca al lupo. Bel 18, hai capito? Bel 18. Allora, signori, stiamo dilapidando tutto il patrimonio regale possibile per difendere questa alleanza folle che ha voluto. Che ha voluto. Però stai a più 94, cioè mo la vinci sta guerra, non mi rompi il cazzo. Sciogli gli eserciti, torna su, sciogli gli eserciti. Sciogli. Non riesci a tirare fuori su. Guarda, posso inseguire questi. Tollerare. No, vincila per sicurezza, vincila e basta. No, che cazzo. Ma che ti frega di questo? Se rifiutiamo, perdiamo 350 di fama. Che possiamo anche tenere. Siamo diventati leggenda vivente. Mentre. Vabbè, lui ci è venuto, ci vengo, ma non muovo un muscolo, sappilo. Sappilo che non muoverò un muscolo. Questa è finita, intanto. Questa è finita, perché non mi fa sciogliere gli eserciti? Porca di quella troia, ma che è serio? Il tuo erede. Ma è seria? Mamma mia, siamo... il viaggio di ritorno. Siamo a mezzo mila di ritorno. Ma scusa, c'è giù ma direttamente... Ma che giro di merda vuoi fare? Non li puoi far passare da terra fino, scusa, fino a casa. Fino alla Toscana. Ma sono più tempo passa più perdiamo. Volevo farli passare il meno tempo possibile. Bella sta guerra. Cosa cazzo sta succedendo? Se leggi invece che cliccare mostro. Oh, porca di quella puttana. Allora, nostro figlio, perché cazzo è in prigione? Cosa ha fatto? Ma è un coglione. Ma poi richiedi divorzio alla tua figlia. Ah, vedi? Vedi che te l'avevo detto? Ah, perché era di capo a tuo figlio, Sì, sì, certo, ma... perché gli ha inculato proprio il... Questo ha fatto come gli pareva. Certo, è una vernice di Benevento. Questo proprio ha fatto carne da porco, cioè ha tolto il coso di capo al nostro figlio nell'arco di 3 secondi. Non ci ha pensato neanche... Sarà molto bello poi quando lui diventerà imperatore. Se la prenderà molto bene questa cosa. Ma non se ne ricorderà assolutamente. Vorrei pagare per liberare nostro figlio. Certo. Non hai soldi. Ah, dove si fa? Non si può. Un altro su. Sì, scimmione, vieni. Oh, banche. La tua cultura ha scoperto le banche. La nostra cultura ha scoperto banche. Andiamo a vedere. Ma questa è una cosa molto bella. Adesso stiamo cercando. Abbiamo scoperto anche il trabucco. Abbiamo scoperto anche il trabucco che dovremo, appena abbiamo i soldi, lo andiamo a sostituire. Adesso stiamo andando a fare motta. Ma la cosa divertente è che noi potremmo riformare la cultura mediterranea. Chi meglio di Ubio può riformare la cultura mediterranea? Possiamo farlo in due modi: o andando ci mettiamo il presidenza lì o andando a sostituire una delle culture che ci sono, possiamo andare addirittura ad aggiungere una. Affari di famiglia, cosa fai? Affari di famiglia, vediamo. Il progresso in base all'impatto delle abilità sugli incarichi aumentò il 10% per i parenti stretti. Attitudini per la posizione a corte per parenti stretti più 20. Perdita di prestigio quando si levano titoli ai parenti stretti. Ma è una cosa per parenti stretti. Una parentopoli di quelle brutte. Architetti di giardini, casta dominante. Fazioni contadine e fazioni populiste con differente cultura sono meno comuni. Cerimonie coniugali, abilità del coniuge. Diplomatici astuti. E quello vicino cos'è? Eredità? Donne e maschi ereditano allo stesso modo. Per l'amor di Dio, in questo momento sarebbe un disastro. I sovrani con scarsi tratti dell'educazione, come il dilapidatore permissivo, concedere un esperto, causano sfiducia. Il tratto leale è più apprezzato. Bello. Ottimo.
guardiani delle città. La linea di edifici gilde può essere costruita in un'era prima. Le città forniscono più opinione popolare, i sovrani di questa cultura sono più propensi a costruire città. Ospitalità apprezzata, mescolanza culturale, costo di creazione di una cultura ibrida meno 75%. Quasi ibridano le culture. Questo ci dovrebbe essere per un impero mediterraneo. Eh sì, diciamo che verrebbero un sacco di culture ibride, cioè verrebbe cioè tutta la cultura nordafricana si potrebbe ibridare più facilmente con la cultura mediterranea, anche perché convertirli tutti alla mediterranea è impensabile. Pastori. È riscatto statale. No, pastori e pascolo fornisce. Sociale. Riscatto statale che cos'era? Riscatto statale. Quello lì con la monetina. Quello con la manina. I cavalieri in battaglia muoiono meno, ma vengono catturati più facilmente. No, no. Aumentato di missilio per meno 25%. No, però non aumenta la dimensione. Società isolazionista invece non si ibridano. Ma se muoiono meno e vengono catturati più facilmente, che cazzo cambia? Scusa. Ma ti costano la marea di soldi. Lo sapete che quello della cultura mi piace, eh? Sudditi leali, se no se società xenofila. Guadagno accettazione culturale più 25, non ci interessa. Sudditi leali, i vassalli di questa cultura non considerano differenze di fede o cultura quando si uniscono alle fazioni. I vassalli di questa cultura apprenderanno spesso la lingua del loro signore. Probabilità del successo apprendi lingua di confrontazione più 50. Il tratto leale è più comune. Beh, è interessante, eh? Per la gestione, per la gestione dell'impero non è affatto male, eh? Qua abbiamo culinari con la spada. Oddio, anche questo, ragazzi, è devastante, io lo dico. Nessun limite al numero di guerre sante di livello regno che possono essere dichiarate da qualsiasi sovrano. È illegale. Cioè, se noi lo facciamo, sì, tra 17 anni i nostri sovrani potranno dichiarare guerre sante per i regni a fottere quando cazzo vogliono. Però hai meno pietà mensile. Cioè, ce n'è infinite, però te lo scala il pagamento di uno in meno. Sì, esatto. Però prendi un botto di pietà in meno. Sì, 20% in meno, molto. Molto. Ma a me piacciono molto i sudditi leali. Anche a me. Io, il Silvio vuole dei sudditi leali. E quindi istituiamo l'istituzione. Scusi. Dei sudditi leali, che sarà attuata in 17. Anche qui c'è stata una presa di posizione. Io credo che comunque la democrazia sta andando a puttane. Completamente a puttane, signori. Siamo una leggenda. L'avviso vivente. Lei è un dittatore ogni volta, almeno una volta alla puntata. Lei si deve vergognare. Democrazia è il momento del voto. La Horta ha votato. Bravo, senti il popolo che continua a dirtelo. E te ne freghi. Se vuoi te lo scrive anche il popolo. Ecco, grande, guarda il popolo. Lanciateli i pomodori. Lei è il solito agitatore di folle. Io dico quello che pensa il popolo, null'altro. Tutti. Che cazzo? Oddio. No, per l'amor di Dio. Aia. Se accetti, muori. Esatto. Qua butta. No, accettare. Oh! Guarda che ghigno, guarda che ghigno. No, la partita a scacchi, no. Cioè, abbiamo tre elementi tutti scarsi, quelli lì. Esatto, abbiamo 11. 14, a questo punto siamo 14. La nostra partita prosegue, Undergado continua con diverse mosse banali e ordinarie, naturalmente le mie tecniche non stavano assolutamente la mia avversaria, siamo testa a testa anche se nessuno dei due è vicino alla vittoria, sapevo che ne avrei dovuto aprire con la carica del patto, piagnucolo la mia avversaria, in pratica ho già perso. Comunque credo che stia laggando di brutto, sì, un pochino sì, è perché sta arrivando il momento, me lo sento. Sta laggando? Un pochino sì. Queste sono le linee terribili.
No, facciamo sempre la stessa, prima, perché siamo 14-11. La nostra prova continua con diverse mosse banali, continua così. Ah, sempre la stessa, sempre la stessa cosa fa. Ma se ti frena tutto non ti fa il matto. La nostra partita prosegue, continua con una giocata assolutamente leggendaria. Naturalmente le mie tecniche stanno per ora sono in vantaggio, la vittoria è così vicina che posso sentirla. Avversaria, rischiare in questo modo mi metterà male un giorno. Mamma mia, qua crepi proprio. Signori, abbiamo vinto la partita a scacchi. Oh, allora che goddamn. Ma come gode, mo si tira una mazzata dietro l'orecchio. Merda, beccate. Cosa si prova a perdere, piccola donna? Niente, così. Proprio così. La terza cosa fa? Mi piacerebbe giocare di nuovo qualche volta. No, col cazzo! Morte improvvisa. Chiudi la qua. Cioè, Ivi è sopravvissuto alla partita ma scacchi, credo che è la partita a scacchi che faceva laggare tutto, perché adesso siamo tornati. Sì, sì, infatti. La partita a scacchi ha completamente andato a puttane tutto qua. Bene. Comunque Ilvio è potentissimo, è un essere. Ma ragazzi, è un essere leggendario. Cioè, è sopravvissuto alla partita a scacchi. Sopravvissuto alla partita a scacchi, che secondo me comunque non era come quella là. Io direi di andare a chiudere. Vinci. Ah, ti accoltella. Perdi il corpo sano di Ilvio. Nel mentre te hai ancora alleati potenti. Sì, ma tanto il tuo destino è già segnato. Il tuo destino è già segnato. Però io direi che crescono in fretta. Mangiaro. I fidanzati possono sposarsi. Ma che cazzo? Oddio. Vabbè, a lui piace. Magari. Ma che cazzo? No, zottone. Ma no, è una zottone, ma assolutamente no. Via. Che stai facendo? Perché sei un cretino totale, te? Incredibile. Un totale demente. Guarda, visto che te... Ah, tu non erediti più un cazzo? Ah, hai smesso di voler ereditare? Ah, giusto, perché nostro figlio non ha più il ducato di Capua. Guarda che quella ci ha fatto una cortesia. Però ci ha fatto una cortesia. Beh, però insomma, si fa la gamba di legno adesso ed è ubriacone. No, la gamba di legno ce l'ha sempre avuta, per guarire da un raffreddore. Il nostro medico ha detto dobbiamo amputare. In effetti il naso è così vicino alla gamba che ha beccato uno spigolo col mio nostro qui. Figlio che è piacente e geniale. Io però non voglio, no, si batte alle regole di Calabria. Com'è che il nostro erede comunque c'ha 41 anni? Cioè, non è che è molto. Facciamo un bel incesto. C'ha 41 anni perché noi ne abbiamo 62. È sensibile. Ha saputo anche lui che dobbiamo esserci con la ciambella. Intanto lei sta facendo faville proprio, eh? Cioè lei in realtà si è presa tutto, pa. Guarda, si è messa a Napoli perché lei voleva stare a Napoli, giustamente essendo la regina di Napoli. È ambiziosa. Lei è organizzatrice virtuosa. Infatti si è vista. Infatti si è visto. Qua la dinastia come procede? Abbiamo sempre una figlia, quindi lei, la Vernizzi, Cale Vernizzi, ereditirà la cosa di Tunisi e di conseguenza anche il Regno d'Africa. Ok. Dux Uldarico di Spoleto diventa un codardo? Non me ne può fregare di meno, amico mio. Ti ho convertito alla cultura mediterranea, tu adesso cammina con le tue gambe. Allora, a livello di gestione, visto che questi regni qua secondo me sono quelli che potrebbero rompere di più i coglioni, io direi di andare a creare il regno di Romagna e a darlo a dare al nostro ragazzo che abbiamo cresciuto noi. Sì, bravo, sì. Tanto Papa non è più nostro parente. Ricordo sono 10:55, quindi ragazzi però che partita, ragazzi. A parte che qua dobbiamo finire di creare i ducati. Importanti.